stati simbolo di progresso. Una delle cose più belle della vita per me è che guardiamo sempre oltre. C'è questa evoluzione costante. Progrediamo. Ogni giorno scopriamo nuove tecnologie emozionanti e diamo un nuovo senso a chi siamo e a come viviamo. Perché in fondo siamo noi a dare forma al nostro futuro. E il vostro come sarà? I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Eccoci amici, bentrovati. Oggi qualche piccolo problema tecnico, abbiamo cercato di rifare alcune cose, poi come sempre capita all'ultimo momento si perde qualche minuto per partire. E parleremo di politica brevemente perché avete visto a livello nazionale siamo riusciti in qualche modo a ritrovare un presidente del Senato, anche se ci sono stati diversi problemi che, attenzione, erano in qualche modo attesi, perché voi sapete che è impensabile che un governo così frastagliato come quello del centrodestra oggi e così spezzettato possa trovare subito l'amalgama. Dicono addirittura che c'è stato un battibecco violento, dicono. È così, un battibecco violento fra Berlusconi e La Russa, tant'è vero che poi a un certo punto Forza Italia non ha votato e in aula è entrato solamente Berlusconi, però La Russa ha preso più voti di quelli che avrebbe dovuto prendere, di conseguenza qualcuno ha fatto il francotiratore al contrario, cioè invece di non votare il candidato lo ha votato in più. Questo ha permesso quindi alla Russa di essere eletta e questo è il primo passo. Ora tutti hanno detto, ah, La Russa un vecchio movimento sociale, ah chissà, qua, ragazzi, fino a Macilla hanno vinto le elezioni sono democrazia assoluta e speriamo che riescano a sistemare la situazione. Se poi considerate che oggi c'è qualcosa che ci parla di possibili accordi, Erdogan è andato lì, insomma, e riusciamo anche ad avere un governo, sarebbe una cosa veramente, veramente importante. Però vi dicevo che anche a livello regionale c'è la novità, perché c'è stata la proclamazione del presidente Schifani, è stato proclamato perché alla fine, non so, i voti, quello che sono andati a cercare da qualche parte, sono riusciti a confermarli, ma il presidente era chiaro, non c'erano problemi, poteva cambiare qualcosa, magari avete visto su quello che è successo a Messina, che per 30 voti c'è stato il cambio del deputato eletto, no? Però sul voto del presidente non poteva esserci nessun dubbio, quindi Schifani è stato
proclamato e ora si insedierà e se non sbaglio sarà domani pomeriggio, venerdì pomeriggio ci sarà l'insediamento ufficiale del presidente Schifani e in qualche modo inizieremo anche lì a muoverci. Io non so bene quale sarà il primo impegno, ma naturalmente c'è bisogno di grande attenzione da parte di tutti per poter risolvere alcuni nostri problemi. Io oggi voglio, prima di parlare di protezione civile, perché è assolutamente importante questo argomento, volevo in qualche modo non chiedere scusa perché non è il caso, ma ieri ho pubblicato su Retiblea una notizia su Retiblea che fa riferimento a questo ufficio di informazioni che il comune sta facendo in pieno in piazza Malta a Ibla. Allora, cerchiamo di capire bene di che cosa stiamo parlando. Io nell'articolo ho detto è strano come il sindaco comunque non abbia fatto neanche una specie di passo indietro per quello che bisognava dire. Insomma, mi pare una cosa strana. Questo non è lo sportello dell'autostrada aperto. C'è aperto! Ma è incredibile, è impensabile. Cioè il turista non entra neanche dentro da fuori. Ma che stanno vedendo i gelati? Fermo lì. Su questo poi avremo occasione di riparlarne. Però il sito ha detto, voi non l'avete visto, ve lo faccio vedere. Io in verità resto con le mie perplessità. A parte che quei legni, questi da questa parte, a parte che questi qua, a tempo 2 settimane saranno tutti rotti, perché voi lo sapete, cosa vuole là un ammottoniero. Ma poi dico, perché tutto questo legno? Pare che c'era qualcuno interessato a venderlo. Non vorrei che magari abbiamo fatto una cortesia a qualcuno. Non vorrei che magari abbiamo fatto una cortesia a qualcuno per comprare questi legni, perché c'è una gran bella spesa e vi assicuro non si fanno così gli uffici di informazione. Non sono a taglio di strada, ma sembra il casotto dell'autostrada. Uno deve entrare, magari ha 2 poltrone, ha il bel tavolo, c'è tutti i deplia messi lì, poi magari può trovare un distributore dell'acqua, se c'è un bagno per le urgenze lo può utilizzare. Se no, sai, il posteggio è qua sotto c'è un posteggio, e poi qua sopra ci sono pure i bagni. Ma è questo... È una scusa sindaco, ma questa è una città che guadagna 800.000 euro l'anno con la tassa di soggiorno, però dice un momento, questo non è che lo paghiamo con la tassa di soggiorno, perché ce lo dà il GAL, peggio ancora, e allora il GAL deve imparare, io ora me la piglio con Salvatore Occhipite che poi è una brava persona, il GAL deve imparare a dire o diamo un taglio uguale a tutti, un marchio uguale a tutti, oppure ognuno se lo fa che so di so e fa quello che vuole, ma se deve essere marchio, GAL, quindi a me non continua a non piacere, dice però è fatto, bene, è fatto e siccome non si torna indietro, ed è questa la cosa che io ho segnalato, che non si torna mai indietro. Non c'è mai stata una possibilità di fare ammenda. Questa cosa con questi legni sarà distrutta facilmente, pare un casotto, è messo in mezzo alla piazza e ruba spazio alla piazza, secondo me non è all'altezza di una città come Ragusa. Detto questo, io chiudo questa pagina, oggi il telegiornale è più breve perché appunto abbiamo avuto questi problemi tecnici, io chiudo questa pagina, e andiamo a parlare di una cosa che c'è stata oggi a Ragusa, importantissima. Parliamo di protezione civile, perché sabato sarà la giornata della protezione civile. Vedete il sindaco insieme a Luigi Lauretta, il responsabile della provincia per la protezione civile. Cosa accade? Sabato c'è questa giornata che però, devo dire, la protezione civile è impegnata in un progetto, anzi in una esercitazione. L'anno scorso fu fatta una grande esercitazione a Pergusa, ora sarà fatta a Messina. Questa esercitazione giustamente
è fatta per cercare di tenersi pronti nel caso di un sisma sullo stretto di Messina. Perché se ci fosse, ce n'è stato uno cento e passa anni fa, che insomma è stato quello che è stato. Quindi ora dice andiamoci a preparare. Quindi ogni ufficio di protezione civile provinciale avrà la sua squadra, il suo gruppo, e andrà a sistemarsi in un certo posto, chi alle Toianni, chi dall'altra parte, e compagnia bella. Però ecco, la giornata della protezione civile è molto interessante, molto importante, e quindi noi oggi eravamo proprio sul posto, vediamo il servizio di Stefano Ferrera. Vediamo. Ingegnere Luigi Lauretta, responsabile del Dipartimento regionale della protezione civile, presentata in conferenza stampa l'iniziativa Io non rischio, campagna di informazione e prevenzione della protezione civile, dunque un evento in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre, sempre nell'ambito della settimana dell'ambiente, dunque un evento che anche quest'anno assume un'importanza rilevante. L'attività che è prevista sabato e domenica nelle maggiori piazze in provincia di Ragusa, a Vittoria e a Santa Croce, conclude in questi due giorni la settimana della protezione civile, che è una settimana di protezione civile in ambito nazionale. L'attività di Dino Rischio, in cui in primis prenderanno parte come formatori i volontari della protezione civile, andranno ad illustrare alle persone che di fatti si vanno a poi trovare in eventi potenzialmente a rischio quali sono le buone pratiche di protezione civile. Ma come spesso noi ci sforziamo, noi come protezione civile regionale, ma anche la protezione civile nazionale nel suo programma, bisogna far crescere nella popolazione la cultura dell'autoprotezione. Cioè, nel senso, oltre ad avere tutti i sistemi, le strutture sistemate in un certo modo, le persone devono comprendere come comportarsi e cosa soprattutto non fare quando c'è un evento rischioso. Quindi, soprattutto questo per concorrere ai cambiamenti climatici sempre più frequenti. Prima erano rari, ora questi cambiamenti climatici, che si passa dalle ondate di calore, quindi alla siccità, alluvione, quindi comportamenti che il cittadino deve conoscere in modo tale che già contribuisce alla difesa personale e quella degli altri. A questo proposito, esistono, se sì, come è possibile acquisirli, degli strumenti di autodifesa, dei meccanismi di autodifesa, oppure semplicemente basta attenersi a delle linee guida, dei comportamenti insomma già insiti in noi, utilizzando un po' di buonsenso? A scuola si va per imparare, in questi due giorni, ma sarà materia scolastica e anche formazione che il Dipartimento regionale fa anche alle scuole, andare a comprendere cosa non fare. Se uno va a spiaggia e c'è una bandiera rossa, sai che il bagno non te lo devi fare. Lo stesso modo, se c'è un allarme meteo, allarme rosso di massima allerta, le persone sanno che non devono uscire da casa. Se escono da casa ci sarà un motivo, ma non devono attraversare un corso d'acqua. Ora, nel momento che queste cose innate sono dentro di noi, ti viene automatico a non comportarti in un modo contrario, e quindi metti anche a disagio l'intero sistema di protezione civile e la sicurezza personale e quella degli altri. E allora, avete sentito, molto importante quello che è stato fatto per quanto riguarda la protezione civile. Poi devo dire che l'ufficio di Ragusa è ben organizzato. La sede si trova sulla strada per Marina, praticamente dopo le masserie, e c'è lo spazio, insomma, quella era una sede della provincia, e devo dire che funziona molto bene. Infatti l'amico Lauretta è soddisfatto. Ora però vi voglio fare un esempio. Oggi sono sbarcati a Pozzallo, ieri sera naturalmente, non oggi, sono sbarcati a Pozzallo 140, non lo so, 130, 140 migranti. Ormai voi sapete, i conti non si possono tenere, non è così facile tenere i conti degli sbarchi. Chi è intervenuta? È intervenuta la Protezione Civile, non da sola naturalmente, ma insieme.
la polizia, vigili del fuoco, tutta prefettura, perché con 140 persone bisogna organizzarsi. Questa vicenda, io non so se con un nuovo governo in qualche modo cambierà, perché vi ricordate quando ci fu Salvini ministro degli interni, gli sbarchi cessarono, ci furono denunce dicendo che sequestrava le macchine, poi, le navi, poi questo è andato tutto, si è tutto chiuso, però non c'è dubbio che non possiamo concepire che sia una porta aperta nel Mediterraneo questa regione, questa Sicilia, quindi in qualche modo si deve trovare una soluzione, quindi o Salvini o non è Salvini. Ora, tornando alla protezione civile, dicevano appunto oggi che la protezione civile fa tanto lavoro che però magari non viene riconosciuto, ma loro hanno mezzi, organizzazione, quindi anche sugli sbarchi di ieri sera, alle 11 di sera sono andati, hanno fatto il lavoro, molti volontari, devo dire che fanno un grossissimo lavoro. Parliamo di turismo, perché abbiamo detto che il PIL del turismo ibleo, no? O meglio, abbiamo detto che il turismo ha sollevato il PIL nazionale e nello stesso tempo ha sollevato anche il PIL del turismo ibleo, anche vero, con tutte le polemiche che ci sono state, c'è più gente, non c'è più gente. Allora, l'aeroporto di Catania ci dice che ha come se a Catania crescono i passeggeri, quindi su questo un'estate con il segno più per il sistema aeroportuale Catania-Comiso. Ora ormai hanno imparato a dire sistema aeroportuale Catania-Comiso. Nel dettaglio, per quanto riguarda Catania, a giugno abbiamo avuto 1.035.000, a luglio 1.138.000, ad agosto 1.146.000. A Comiso invece, una cosa pazzesca, abbiamo avuto a giugno 42.000 passeggeri contro i 30.000 del 2019 e poi a luglio 43.000 invece di 31.000, quindi c'è un aumento, ma 42.000 passeggeri, 42.000 passeggeri vuol dire al mese, siccome i passeggeri si contano quelli che partono e quelli che tornano, vuol dire praticamente che ci sono due aerei al giorno, perché ogni aereo porta 200 passeggeri, e allora uno dice, ma se ci sono 200 passeggeri a ogni aereo, ma perché non mettono qualche aereo in più? Perché non mettono gli aerei che una volta avevano? Perché il 2019 era già un anno in cui noi non eravamo nessuno. Quindi perché non mettono qualche volo in più, visto che c'è questa necessità assoluta di far crescere questo aeroporto? Ma in verità non gliene frega niente a nessuno. Comunque il risultato è quello e a noi ci può anche andare bene. Allora, ora torniamo un attimo, perché questo giorno lo chiudiamo subito, perché abbiamo altro, purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà abbastanza gravi dal punto di vista tecnico. Vi ricordo che lunedì ci sarà questo problema della la protesta sulle bollette, ma io mi chiedo una cosa, e questo a qualcuno lo dobbiamo chiedere, non siamo in grado di farcelo spiegare, se no, perché oggi la benzina costa 20 centesimi in meno del diesel? Cioè, questa è una cosa che io vorrei capire, perché c'è questa differenza? E ci vorrebbe un tecnico che ce lo spiega, però voi capite che ora addirittura il diesel è arrivato quasi di nuovo a 1.900 euro, a 1,90 euro. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Tra l'altro dovete sapere che in altri posti il prezzo del petrolio è calato, anche il prezzo del gas è calato, ma è possibile che noi siamo gli unici fessi che ci facciamo fregare da queste cose? Vi ho detto, a Malta c'è una differenza di 50 centesimi sul diesel, perché eppure Malta non dovrebbe avere la capacità di, di contrattazione come ce lo può avere un paese grande. E quindi questa è una cosa che ci dovremmo chiedere. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di questi asini di Calaforno. Ora non voglio parlare degli asini, che già di asini ne abbiamo tanti e quindi non è questo il caso. Però la cosa che mi interessa far vedere è da dove verrebbero questi asini, perché noi in questa nostra provincia abbiamo quattro
aree boschive o boscate, come da chiamare, che sono particolarmente interessanti. Una di queste è proprio l'area di Calaforno, che purtroppo ha subito dei problemi proprio negli ultimi tempi, però noi lo abbiamo fatto questo servizio quando ancora c'era, era tutto a posto. Quindi io ora vi faccio vedere questo servizio che è stato realizzato anni fa, a condurlo la nostra Veronica Barbarino, con Calaforno nel massimo dello splendore. E poi vi lascio con un'intervista di Gianni Papa, che ha intervistato la signora Maria Di Stefano su questa manifestazione che si svolgerà nei prossimi giorni, che è Libla Music Contest, e si fa ormai da alcuni anni, ed è una cosa che richiama anche alcune, cioè molte persone che vengono da fuori. Questo, vi ripeto, è un telegiornale un po' più stretto oggi, accontentatevi per questa cosa, vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Non consegniamo ovunque, ma solo a Modica, Comiso e Pozzallo. Abbiamo deciso di dedicarci alla nostra gente. Arriviamo entro 2 ore nelle vostre case senza costi di spedizione. Ordina dal nostro shop online, è facile e sicuro. Paghi solo alla consegna in contanti o con carta. Sidis Easy Shop, la spesa a portata di click. Visita il nostro sito www.sidiseasyshop.com o contattaci al nostro numero WhatsApp 327 53 62 934. A Calaforno, siamo in compagnia del dottor Lombardo, dirigente tecnico del Demanio Forestale. Iniziamo localizzando per bene Calaforno, dove si trova? Allora, Calaforno è un complesso boscato abbastanza esteso, per convenzione appunto lo indichiamo col nome del torrente che scorre qui a fianco e che divide il territorio di Monterosso Almo da quello di Ragusa, dalla parte nord di Ragusa. Questo complesso parte, diciamo, dalle porte di Giarratana e arriva fino alla zona del torrente Burrantaci. Sostanzialmente è una, un,
una formazione boschiva artificiale impiantata negli anni 70 che presenta un ottimo grado di naturalizzazione e con la presenza di parecchie latifoglie mediterranee, tipo questa splendida roverella, questa Quercus virgiliana. E infatti la nostra azione in questi ultimi anni è proprio quella di favorire lo sviluppo delle specie tipiche mediterranee, sostituendo gradualmente le piantagioni di conifere fatte negli anni 70 con lo scopo di proteggere il territorio per prevenire dissesti idrogeologici. Infatti sono state scelte queste zone di confluenza di fiumi, di cave, di pentii da forestare in maniera abbastanza rapida. Qui poi è un posto particolarmente significativo perché abbiamo, a parte le emergenze floristiche interessanti, anche per quanto riguarda gli alberi d'alto fusto, abbiamo anche il platano orientale estremamente interessante che proprio cresce lungo questi torrenti e anche lungo l'Irminio. Abbiamo anche delle presenze archeologiche interessantissime, tipo l'Ipogeo di Calafondo, che è proprio qui a fianco, dove la sovrintendenza, l'Università di Catania sta conducendo degli scavi estremamente interessanti per renderlo fruibile anche dal punto di vista ufficiale, perché adesso diciamo che sostanzialmente non sarebbe visitabile. All'interno del complesso ci sono anche degli animali. Sì, diciamo che in questa zona, proprio dove c'è l'aria attrezzata, tradizionalmente sono state presenti sempre degli animali da cortile, cioè si preferiscono ovviamente gli animali non selvatici, con delle caprette, dei volatili da cortile, ma la cosa più interessante che potremmo vedere più tardi è l'azienda pilota per la salvaguardia dell'asino ragusano, della razza dell'asino ragusano, che ormai ha più di 20 anni, e l'azienda foreste, prima l'ispettorato forestale, poi è subentrata l'azienda foreste della regione siciliana. Adesso il nostro ufficio ha preso la denominazione di ufficio per lo sviluppo del territorio, l'ufficio servizio territorio di Ragusa, conduce questa azienda per riprodurre e salvaguardare gli standard della razza dell'asino ragusano. È una zona, ripeto, molto frequentata anche dalle famiglie, dai bambini, perché ha questo connubio fra presenza di animali, un posto che effettivamente è ameno, e la presenza di questi resti archeologici, la presenza, vediamo fra un po', di un mulino antico, un mulino d'acqua tuttora funzionante, potremmo anche cercare di farlo funzionare. Quindi diciamo che merita una visita questa zona particolarmente interessante e rappresentativa del sistema delle cosiddette cave blee, cioè questi canyon rimboschiti dove la vegetazione trova un microclima particolarmente favorevole. Ci troviamo all'interno dell'area attrezzata, dove ci sono anche gli animali e anche un orologio ad acqua. Sì, è una sorta di orologio a secchio. Quando si riempie secchio, diciamo, con intervalli regolari di tempo, si potrebbe anche misurare, diciamo, lo scorrere del tempo. La cosa interessante è che tutte queste realizzazioni sono fatte tutte da operai forestali, sono i nostri operai a tempo determinato che hanno tante professionalità e tanta passione per fare alcune cose, per cui tutto, dalla voliera alle fontane, alla lastricata in pietra, è stato fatto tutto in economia diretta, quindi senza ricorso a nessun appalto. E di questo, diciamo, ne siamo orgogliosi. Bisogna darne merito anche alle manovalanze spesso tanto vituperate dei lavoratori forestali. Stars.
principio del mulino ad acqua è semplice ma geniale. Praticamente una saletta che vedete nella parte alta del muro raccoglie a quota superiore l'acqua del torrente e poi un condotto forzato, qua ci saranno circa 12 metri di dislivello, crea la pressione che viene concentrata sulla pala orizzontale che abbiamo visto poco fa, e questo movimento poi viene trasferito alla mola all'interno della struttura del mulino. Quest'acqua non veniva sprecata perché i mulini erano in serie a quote via via più basse, per cui la stessa canaletta prosegue, come si vede qua nella zona dove ci sono gli animali, la canaletta prosegue, poi a quote più basse ci potevano essere anche altri mulini. E questo mulino non sappiamo fino a quando ha funzionato, ma all'interno del demanio c'è per esempio il mulino di Canalazzo a Monterosso, e un nostro vecchio operaio ha lavorato in questo mulino da ragazzo, quindi ci ha aiutato anche a ricostruire un sistema che qui non c'è, nella tramoggia, di distribuzione con un movimento oscillatorio del frumento per far macinare, lavorare meglio la macina. Quindi piccoli sistemi, artigianali ma molto efficaci. Un mulino databile? Non lo sappiamo, sicuramente è fino a 800, sicuramente è stato in parte poi ristrutturato, diciamo questa area è diventata demaniale negli anni 70, negli anni 70 era un rudere, è stato ricostruito, sono state trovate pezzi della mola riposizionata, però con certezza non sappiamo che periodo, almeno dalle date che abbiamo noi, sicuramente qualche vecchio operaio poteva sapere qualcosa in più, ma non ha lasciato tracce scritte, quindi no, non sappiamo ricostruire con precisione. E ancora all'interno del complesso di Calaforno ci sono gli asini. Sì, qui siamo esattamente incontrati a Carcallè, è lungo l'asse dell'Erminio che abbiamo qui alle spalle. Questa azienda, diciamo, è nata per salvaguardare la razza dell'asino ragusano, ha più di 30 anni questo allevamento. Ci sono asini un po' di tutte le età, dai nuovi nati a alcune asine gravide. Spesso il riproduttore che è stato assegnato all'Istituto per l'Incremento Ippico di Catania è proprio il riproduttore ufficiale, è stato uno dei nostri asini. C'era il famoso Totò o Artù, con questi nomi un po' di fantasia, diciamo, quindi sono serviti a mantenere gli standard di razza. Catone è il produttore dell'allevamento, naturalmente è tenuto separato perché è un po' aggressivo, ancora il mandello invernale, peccato quest'anno è arrivato quasi improvviso, quindi è in fase di muta, dal mandello invernale più scuro e ispido passano a uno più chiaro e lucido. Questo è l'ingresso per l'area attrezzata della Gerratana, qui siamo molto vicino al comune di Gerratana, c'è un ampio posteggio all'esterno, quindi si può tramite una gradevolissima passeggiata di circa 800 metri arrivare all'area attrezzata, però tutto ombreggiato, diciamo, è un'attività in natura e quindi bisogna farla a piedi, fruire a piedi queste zone, quello è anche questo. Il parco è fruibile sempre? Allora, la bella stagione, diciamo che dal 25 aprile in poi, dalla Pasquetta in poi, è aperto tutti i giorni. Sostanzialmente l'accesso a pedonale è sempre fluido.
Appuntamento tradizionale, credetemi sentito da parte mia, perché fa parte un po' di un gioco, perché è un piacere che dura da almeno 4-5 anni, con Maria Di Stefano, la presidente dell'associazione Mondo di Luce, anima, patron e diciamo così carretto che tira, dice lei, perché è già stanca, tutto l'apparato dell'Ibla Contest. Allora Maria, a che punto siamo per questa, innanzitutto che numero siamo alla arrivati? Alla settima edizione, come sapete è un festival canoro, dove poi le vincitrici o i vincitori sono portati a Sanremo. Sì, quest'anno abbiamo questo gemellaggio con Sanremo Unlimited, qualcosa del genere, l'inglese non lo pronuncio bene comunque, è un contest, diciamo un format, non è una competizione, vengono seguiti proprio da produttori, autori e giornalisti. Quindi una vetrina importante. Una vetrina importante, quindi avremo anche questa congiunzione, diciamo, quest'anno con questo format sponsorizzato proprio da Casa Sanremo. Perfetto. Quindi si esibiranno alcuni scelti dalle nostre competenze andranno a esibirsi proprio al Palafiori di Sanremo nella settimana del festival. Benissimo, ma a parte questo dobbiamo dire che normalmente il Libla Contest, non mi ricordo se sono tre o quattro, mi pare che sono quattro le categorie. Sì, sono... Io mi sono sempre battuto perché fossero tre, ma loro mi hanno sempre spiegato perché non si può levare quella dei piccolissimi, che hanno ragione, perché poi voi non avete idea, i papà, le mamme, le zie, i nonni dei bambini, quando sono troppo piccoli non possiamo metterli in gara con quelli anche di 12-13 anni, un bambino di 6 anni. Sì, ma ci sono i parenti che sarebbero prontissimi, armati di spada, a scendere in lotta senza problemi. Allora... Detto questo si svolgeranno i giorni? 22 e 23 ottobre ci saranno le finali internazionali. Internazionali perché dove? È al Teatro Comunale Marcello Patacchio. Ah, quindi dopo l'escursione l'anno scorso a Chiaramonte ritorniamo in sede. Sì. Allora, queste le sono le due formule. C'è la serata finale, c'è questa giuria. Normalmente nella giuria c'è sempre un ospite d'onore che qua... Può non essere famosissimo, ma credetemi è un sicuro addetto ai lavori, cioè qualcuno che vive davvero il mondo della musica. Sì, sono che abbiamo dei professionisti quest'anno. Che hanno un'esperienza particolare nel comparto musicale e artistico. Quest'anno si riconferma come presidente di giuria Marco Vito, il nostro maestro scorso, Marco Vito. Direttore d'orchestra, ha avuto delle presenze anche lui in primo piano come direzione a Sanremo e ad Amici, insomma ha una bellissima esperienza anche personale, artistica, perché ha lavorato con Riccardo Cocciante al musical con Notre Dame di Romeo e Giulietta, mi pare che sia stato. Sì. Ascoltami, quello che vediamo, che vedono e che vediamo, perché indegnamente ancora una volta mi ha chiesto, io ho accettato con il signor Presidente di fare da giurato, quello che vediamo è, come si vuol dire, una frase fatta per la verità, è la punta di iceberg di un lavoro molto lungo che dura praticamente da un'edizione all'altra, perché non dico il giorno dopo, ma molto presto dopo la conclusione di un'annata si cominciano i lavori, quindi cominciano ad arrivare le prime tracce audio, voi cominciate le prime selezioni. Quest'anno quante sono state? Ma siamo sempre sulla media del centinaio, più o meno. Nelle varie categorie? Nelle varie categorie e da vari paesi, ovviamente, perché come dicevo è internazionale, quindi noi lo pubblicizziamo anche nei paesi esteri e abbiamo sempre delle presenze anche dall'estero. Ecco, a proposito dell'estero, chi abbiamo quest'anno? Quali stati? Quest'anno abbiamo l'Albania, la Romania. Questa è una novità, l'Albania. Sì, l'Albania è una new entry. Non abbiamo Malta. Malta ha già vinto. Abbiamo avuto parecchie presenze negli anni precedenti. Quest'anno abbiamo la Romania con un bel numero di partecipanti e l'Estonia. L'Estonia è la nostra carissima, affezionatissima. Portogallo non l'abbiamo quest'anno, no? Portogallo no, perché non hanno fatto il festival, perché purtroppo si sono fermati a causa della pandemia e non hanno fatto il festival. Allora, vi garantisco che quando finisco la lezione c'è da fare le votazioni finali.
non è sempre facilissimo comprendersi, perché gli altri anni c'era la rappresentante Estone, che poi tra l'altro un'amica che rappresenta, col mio russo di sopravvivenza, che può andare bene per evitare che ti ammazzino, oppure quando vai al ristorante in un albergo, che serviva da collante con importante. Un po' di serbi, un po' di polacco, un po' di... è stato divertentissimo. Poi alla fine in qualche modo si riesce a trovare, e devo dire che la giuria non solo è stata sempre d'accordissimo, ma ha trovato anche l'accordo con il pubblico. Sì. Siamo riusciti ogni volta a non creare... qualcuno sì, ma non creare grandi malumori. Sì, diciamo che fino all'ultima edizione è stata accettata tranquillamente, il responso è stato accettato con molta serenità, e diciamo che sono stati consapevoli anche i genitori di quelle che erano le diciamo la competizione, perché comunque è una competizione. È una competizione. Quindi... Devo dire che noi cerchiamo di essere molto attenti, perché onestamente alcuni di questi ragazzi o ragazze, e tra l'altro le ragazze sono in netta prevalenza, le donne rispetto agli uomini. Sì, di solito sì. E alcune veramente avrebbero intenzione di fare questo nella vita. C'è chi lo fa en passant, c'è chi vorrebbe fare la cantante. E alcune hanno capacità, perché vedete, non è solo il sapere cantare. La bella voce ce la possono avere un po' tutti. Sì. Poi bisogna avere la presenza scenica, il come sport. E devo dire che alcune ho visto che piano piano hanno cominciato a lanciarsi, e stanno andando bene. Ci sono state anche presenze in Rai di quelli che noi abbiamo premiato. Sì, e come? E noi ci sentiamo addosso. Avuto dei premiati con il primo posto, ovviamente, i primi posti, che hanno avuto un seguito in alcune trasmissioni della Rai. Certo, ho detto che la giuria sono bravi, sì, ragazzi. Sì, sì, la scelta è abbastanza oculata, abbastanza ben fatta. Ma perché, se sinceramente, ora al di là di tutto, sentiamo la responsabilità. Perché alcuni, mi fa piacere questo, perché alcuni ragazzi e ragazze, ripeto, soprattutto le ragazze, io ho sempre dato dei consigli un poco fuori, molto diversi, chiacchierando con i concorrenti, dopo, mai prima. Sempre detto, cercate di essere voi stessi, perché credetemi, soprattutto quando cantano in lingua straniera, è quasi sempre l'inglese, ne ho sentito solo uno che faceva Gesù Imbalà, problemi di pronuncia, ma non si può pensare di poter, certe volte chi si prende ad esempio è davvero troppo fuori portata, bisogna